Ciao ragazzi, bentornati su Reparto Corse TV. In questo video vi parlerò di dischi carboceramici che destano sempre molta curiosità, però non sono sempre chiari, mi sono reso conto, i pro di questo prodotto e soprattutto i contro che ci sono. Cioè, voi direte, è un disco che costa 10.000 euro nel suo impianto. E deve avere pure dei contro? Sì, assolutamente, ce li ha e come. Ne parleremo proprio in questo video, non prima di avervi ringraziati uno ad uno. No, già bene, anche un ringraziamento per tutti. E grazie, grazie, grazie. Qui trovate tutti i social dove Reparto Corse è presente, vi ricordo anche il nostro sito www.repartocorsestore.it e il nostro canale YouTube, al quale vi invito a iscrivervi e ad attivare magari la campanella per restare aggiornati su tutti i nostri video. Dunque, ogni auto è equipaggiata con dei freni, fin qui non ho detto niente di particolarmente interessante, perché se noi camminiamo, marciamo con l'auto, dobbiamo anche essere in grado di arrestarne la marcia o quantomeno di rallentare, e questo compito lo svolgono i freni. I freni di serie non sempre sono molto efficienti, però dimostrano tutti i loro limiti quando noi andiamo a migliorare le prestazioni della nostra auto, quindi risultano assolutamente non adeguati nella maggior parte dei casi. A questo punto noi abbiamo la possibilità di migliorare la frenata sostituendo i componenti di serie con dei componenti, principalmente dischi e pastiglie, più prestazionali, più performanti. In particolare, relativamente ai dischi, ci sono più possibilità. Quella principale prevede dei dischi in carbonio. Il carbonio è un ottimo materiale d'attrito, è molto leggero, è molto efficiente. Non a caso nelle prestazioni automobilistiche di alto livello sono molto molto utilizzati. In particolare la loro caratteristica primaria è questa: sono tanto più efficaci nella frenata quanto più è alta la temperatura. Questo sui campi gara va benissimo e è un po' meno interessante nella guida di tutti i giorni, perché noi non possiamo certo prendere un'auto che non frena, che inizi poi a frenare solo dopo aver percorso diversi chilometri. Questo non va bene, è molto pericoloso. Ecco perché non troverete mai un'auto stradale con questo tipo di dischi. A questo punto, eliminati quelli in carbonio, ci sono due soluzioni sportive stradali. Una un po' più comune, che è quella di dischi in ghisa, ovvero come la maggior parte dei casi standard, ma con un'alta percentuale, un alto tenore di carbonio. Questo permette di avere la versatilità dei dischi standard di serie, ma le prestazioni, anche e soprattutto a caldo, dei dischi in carbonio. Quindi questa è un'ottima soluzione, a buon mercato, è molto molto efficace e prestazionale. È la soluzione alternativa, che quindi si pone a metà strada tra i dischi sportivi stradali e i dischi in carbonio, è proprio quella di sostituire i nostri dischi di serie con quelli carboceramici. Che cosa sono questi dischi carboceramici? Quali sono le caratteristiche dei dischi carboceramici? Innanzitutto costano tantissimo, sì, l'abbiamo già detto prima, è vero, costano tanto, tanto, tanto. Però sono molto più leggeri di quelli di serie, e questo si traduce con un miglioramento delle prestazioni della nostra auto, ma anche soprattutto con un miglioramento delle prestazioni del nostro impianto frenante, che avrà molta più facilità nello svolgere il suo compito. Sono anche dei dischi che offrono naturalmente prestazioni molto elevate e che durano anche di più. E qui mi ricollego al contro principale, ovvero la caratteristica secondo me negativa principale oltre a quella del costo, ovvero questi dischi non si consumano in maniera per nulla paragonabile a quella dei dischi di serie, ovvero difficilmente noi andremo ad accorgerci dell'usura o a controllare il bordino sul disco o accorgerci in generale dell'usura, ma sarà necessario sostituirli a determinati chilometri. Infatti le auto che li montano di serie hanno dei controlli elettronici. È molto pericoloso non accorgersi che un disco è usurato e potete immaginare il perché. Infatti, per questo motivo, ma non solo, è molto più frequente che ci venga richiesto di passare da impianti carboceramici ad impianti sportivi ad alte prestazioni, più classici se vogliamo, e non che ci venga chiesto di modificare un impianto passando da dischi standard o sportivi stradali a dischi carboceramici. Spero con questo video di avervi dato delle informazioni sulle tipologie di prodotti che possono esserci utili per migliorare il nostro impianto frenante. Naturalmente noi siamo sempre ben felici di ricevere i vostri commenti e le vostre domande, quindi mi raccomando, fatecele, contattateci. E vi ricordo che abbiamo nel nostro canale YouTube un'ampia selezione di video che parlano di freni, quindi di freni sportivi in particolare, ma anche di tanti altri argomenti che certamente potrete trovare interessanti. Quindi vi invito a visitarlo. Al prossimo video, ciao ciao!